Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo vlog. Sono contentissima di portarvi con me ad Arese oggi. È la prima volta che ci vado in assoluto. Sono molto molto curiosa di scoprire tutti i negozi, ma indovinate quale mi ispira di più. Il caffettino l'ho preso, sono pronta. Anzi, oggi mi è arrivata la nuova macchinetta del caffè. Ho fatto qualche clip, ve la faccio vedere perché per me è stato un momento fighissimo. Ah sì, Wow! Beh, dai, carina! Le capsuline, ma dai, che forte per provarle tutte! Ma che belle! Macchina montata è questa qui, super carina, l'abbiamo fatto la pulizia e tutto. Io ho appena deciso di farmi un caffettino, ho scelto di provare questo qua, Napoli. Quindi come lo metto? Così? Messo. Bella cremina, ci Sì, sta. guardate che bello. Outfit di oggi molto semplice, comodo, deve essere assolutamente facile da togliere, da mettere, mi devo sentire comoda, fresca. E ho scelto questo qui, ancora le ciabatte, ma sotto poi metterò le Converse. Questi sono i miei pantaloni di Bershka Petite presi su ASOS, pazzeschi. E questa è una magliettina con questa cerniera sul davanti e anche i buchetti per i pollici che io adoro. Il brand si chiama Malpela e è un brand che me l'ha inviata tramite Instagram e ha la pagina Instagram, perciò se cercate lo trovate lì. Oggi dovrei lavarmi i capelli, ma infatti sono un po' secchi, ma io ho messo un po' di shampoo secco, un po' di olietto per le punte e via che si va. Tra l'altro, ragazze, sono gasatissima perché stasera andiamo a provare un nuovo ristorante qua a Milano e non so come mai quando vlog è proprio la serata in cui della settimana, io e Filo circa andiamo una volta a settimana a cena fuori. Ci siamo dati questa regola qui perché ci piacerebbe tantissimo andare anche più volte a settimana, ma non vogliamo esagerare. E casualmente proprio oggi, anche nell'ultimo vlog, quello che avevo fatto, ve lo metto qua nelle schede, andatelo a recuperare perché era super carino quel vlog, vi ho spiegato di questa casa, del trasferimento, vi ho aggiornato. Anche lì eravamo andati a cena fuori in un posto molto carino a Milano, ma stasera sarà un posto, secondo me, ancora più figo. Io sono gasatissima, andiamo a provare una delle mie cucine preferite, ma ve ne parlerò questa sera. Ora, spengo la luce della cucina, Filo ha lavato tutti i piatti, prima è stato molto bravo. Ah, direi di partire, prendo la borsa e andiamo. Allora, devo prendere una metro fino alla, tipo al capolinea e poi il bus. Sono arrivata finalmente, avrò fatto tipo mezz'ora di metro, no, non lo so, anche di più, no, mezz'ora. E mezz'oretta di bus, però non è l'unico metodo per arrivare ad Arese, ma ce n'è un altro. C'è un autobus da stazione centrale. Arriva ad Arese, costa 5 euro andata e ritorno, ci vuole mezz'ora con l'altro autobus. Nel frattempo, mentre facevo questo viaggio con i mezzi, parlavo con voi su Instagram, avete consigliato un po' di negozi, insomma, sono molto gasata, molto. Raga, ci siamo! Prima impressione, super carina, tutto molto luminoso, legno, mi piace. Wow, guardate. Prima tappa Primark, farò uno shopping bello sostanzioso lì. E poi penso che ci fermeremo a fare un po' un pranzettino tranquillo insieme a riposarci un attimo. Raga, guardate che carino! Volevo farvi notare che ha proprio le direzioni. Assurdo, adesso noi andiamo da Primark. Aiuto, c'è Victoria's Secret, quanto mi tenta! Però adesso non vorrei comprare intimo, pigiami, cose, però bellino. È un po' piccolino, devo dire, perché è così. Almeno c'è qualcosa. C'è Primark, entriamo! Ragazze, guardate cosa ho trovato. Situazione del momento, mi sono fatta la coda, per farvi capire. Poi ho tutta questa piena, vi giuro, piena di cose. Ci sono delle cose stracarine qua ad Arese. Io ero stata già al Fiordaliso, mi pare, a Rozzano. E cavolo! Nell'ultimo video vi avevo fatto vedere che avevo preso il mio tappetino da yoga. Il mio bellissimo stupendo non c'è più quello viola, però c'è questo qua azzurro tipo Tiffany. Sono anche questo, insomma vi faccio vedere un po' cosa c'è. Unpopular opinion, non mi uccidete, però a me la sezione pigiami con tutti questi disegnini così, questi cartoni non mi piace. Però insomma se li cercate costano molto poco. Queste ciabatte bellissime di colori stupendi a 1 euro.
cavolo, se non le avessi già non le prenderei, ma adesso non mi servono. Che ne dite? Cioè, raga, brillano un sacco, sono anche bombatine, costano, mi pare, vediamo, ecco, costano 16 euro, wow. Guardate quante cose ho preso, tutte colorate, super carine, sono 8 cose, adesso le proviamo tutte. Ta-da! Iniziamo al top con questo colore bellissimo. Non so se vi fa impazzire su di me. Che dite voi ragazze, dovrei prenderlo? Datemi una vostra opinione. Ragazzi, ho provato anche questo colore che è tipo verde menta. Non si vede benissimo qui in videocamera, ma è super carino. Ta-da! Di qua è diverso. Era meglio rosa o questo colore qua, se vede? Giacca lilla provata, che ne pensate? Blazer, questo è super largo perché c'era, questa è la taglia più piccola che ho trovato. Può essere molto bello anche con una cintura, non lo so, il retro si può anche slacciare, le spalline imbottite, insomma mi piace molto. Pantaloncino fatto in questo modo, non lo so, è molto molto semplice, c'è una cosa che non mi convince, poi mi rimane largo, no, penso che non lo prenderò, anche se il colore è strabello questo blu. Prezzo dei pantaloncini 13 euro. Questa raga gonna fighissima, ma è super trasparente, si vede molto dal retro, cioè è trasparente, cioè guardate anche che bello da seduta, che era, peccato, mi dispiace. Questa gonna costava solo 10 euro. Ok, finito di provare tutto, vi farò vedere che cosa ho preso in un video haul, quindi iscrivetevi. Comunque ragazze, devo dirvi che sono un po' stanca, ma sono ancora carica per guardare tutte le cose di casa di Primark. No vabbè raga, guardate anche i piatti, che belli. Inizio ad avere un po' di mal di schiena, dovete sapere che io quando sto tanto tempo in piedi inizio ad avere quel male alla parte bassa, sopra il sedere e sotto la schiena. No vabbè, ma le luci LED da Primark, io non me le aspettavo. Qualcuna di voi le ha? Fatemi sapere. Poi ci sono tutti questi organizer per il make up, tantissime cose, veramente. Qui è primo piano donna intimo cosmetica casa, secondo uomo e bambino, no? Io ora sto uscendo, ho fatto un sacco di shopping, ci saranno appunto i video dove vedrete che cosa ho preso per la casa, per l'abbigliamento. Sono troppo contenta, ho trovato delle cose super carine. Allora ragazze, stavo calcolando cosa fare, ho mangiato il mio gelatino, volevo fermarmi da Pocky House, ma ho cercato su internet, ho visto che è chiuso temporaneamente, e adesso infatti non lo cercavo, non l'ho visto, presa dalla disperazione mi sono fermata a prendere quel gelato. Ora vorrei andare al negozio casa, stavo pensando se andare anche a degli altri negozi tipo Bershka, Zara, ma dato che comunque è molto stancante portare questa mega busta, penso che a quelli andremo in un altro magari shopping vlog a Milano in città. Ad esempio qui c'è Maison du Monde che è gigante, mi ispira un sacco, ma non lo so se ci andrò. Eccolo qui ragazzi, sono stra curiosa di vedere che cosa c'è. Tra l'altro mi ricorda tantissimo Rimini perché vicino a casa mia c'era un negozio casa. La prima parte è abbastanza primaverile. Comunque adesso metto giù il telefono perché vi giuro sono parecchio stanca, poi ho sta bustona e proseguo e do tutta la mia energia nel trovare cose carine. Guardate che belle queste sedie per il giardino. Wow, guardate com'è impiattato bene, mi piace tantissimo. Veramente cose super carine qua da casa. Raga, sono uscita, vi dico solo che ho preso questa cosa qui, gigante, ma è tutta chiusa, pesa un sacco. Aiuto, voglio anche passare da H&M Home, quindi ora andiamo là. Allora, c'è anche Zara Home, però ho visto che c'è anche in centro Milano, quindi oggi non ci andiamo perché appunto sto morendo. Adesso andiamo da H&M Home. Ta-da! Andiamo. Prima volta che vado in uno store H&M Home. Voi ci siete mai state? Cioè, guardate l'overview del negozio. Bellissimo, uno stile pazzesco. Penso che io prenderò qualcosina qua perché queste piante, anche se sono finte, sono belle davvero, guardate. Finito! Abbiamo finito di fare shopping. Ragazzi, adesso vado a casa, mi serve un bel caffè.
Tornata a casa, guardate che cosa mi sono preparata. Ho un po' famina, giustamente ho mangiato solo un gelato. Cracker alle erbe con pomodorini. Questi pomodorini sono buonissimi. Sale, pepe. Il pepe che ho usato è questo qui, che è buonissimo per i pomodorini. Momento caffè, sono troppo felice di aver preso la macchina, lo so che è poco che ce l'ho, ma sono super gasata, è una cosa che non ho mai avuto e non vedo l'ora di provare tutte le cialde diverse che esistono per le macchine Nespresso. Cosa scelgo? Ho deciso di farne uno lungo, perciò cambio tazza, utilizzo questa tazza qui. Dicevo, utilizzo questa tazza qui, questa qui è di Ikea, mi piace tantissimo, l'avevo comprata tipo un paio d'anni fa. Cambio, non metto questa da espresso, metto questa qui. E quindi come caffè vado a fare uno di loro tre, Stoccolma, Tokyo o Vienna, 8, 6, 6, vado a fare Tokyo o Vienna, facciamo Tokyo, anche perché stasera andiamo a mangiare ramen e quindi proviamo lei. Guardate la borsina di stasera. Eccola, ta-da. È piccolina. Non ci sta nemmeno il telefono. Però è carina. Eccoci qui, siamo usciti. Finalmente andiamo a mangiare fuori stasera. Prima sono anche riuscita a editare tutto il video di oggi. Cioè sono stra felice. Andiamo a mangiare il ramen. E non solo, perché è un posto specializzato in ramen, ma ci sono altre cosine che mi ispirano molto. Eccolo qui, ramen Shifu, c'è anche la parte di fuori qua, tra l'altro rimane vicinissima alla stazione centrale. Non vi ho aggiornato, tra l'altro non ho neanche filmato delle clip per il vlog perché volevo fare un TikTok, e comunque vi metto delle clip qua di fianco per farvi vedere com'è il ramen qua, cosa abbiamo ordinato, insomma molto buono, mi è piaciuto molto. Piccolo aggiornamento, perché adesso andiamo a fare una figata che si può fare solo nelle città che hanno queste cose, ovvero andiamo a fare la spesa ed è tipo mezzanotte. Andiamo a fare la spesa perché ci manca la colazione per domani e io senza cibo la mattina non, cioè, faccio fatica a svegliare. Ecco Filo. Guarda che figo che è. Cioè, si è preso pure questo rovino che non prendiamo mai. Questo da vecchiato, non l'abbiamo mai preso. Mi fa riderissimo. Quante cose dobbiamo prendere? Due, in croce. Beh, già che siamo qua possiamo prendere qualcosa in più. Della Carolina. The Brioche. I Weetabix. Tartellini microscopici, sono piccolissimi. Ecco, i tortiglioni. Ogni tanto ho preso gelato. Ma è abbastanza sana questa spesa, abbiamo preso solo carboidrati. È stata una giornata super super intensa, io sono stanchissima, adesso andiamo a dormire. Mi devo struccare e niente, vi ringrazio di aver passato questa giornata con me. Ci vediamo nel prossimo video.